Bene, buonasera, è un piacere darvi il benvenuto qui nella splendida Sala Mazzoni del Palagio dell'Arte della Lana, dove si svolgono le iniziative della Società Dantesca Italiana. Come sapete, la Società Dantesca organizza ogni anno dei convegni, dei seminari, dei laboratori, dei workshop, ma organizza in modo istituzionale, tradizionale, anche dei cicli di incontri che sono articolati nelle due stagioni, la primavera e l'autunno. Quindi ogni anno abbiamo quattro incontri primaverili e quattro incontri autunnali che sono articolati in questo modo: tre letture d'Antis e poi una conferenza invece su un tema particolare. Ora, le letture d'Antis invece vanno avanti di canto in canto sino a raggiungere il completamento di una cantica, dell'altra, della terza, e poi magari si riparte. Quindi è proprio una delle attività più tradizionali, più radicate nella storia della Società Dantesca Italiana. E quindi sono tre canti in primavera e tre canti in autunno. Siamo arrivati in questo lungo percorso nel cuore del poema dantesco, nel centro del purgatorio, i canti dal 16 al 18, 16, 17, 18, proprio quelli centrali della seconda cantica e quindi dell'intero poema. E poi avremo invece, al termine di questo percorso, in questo ciclo, la conferenza è stata affidata dal Consiglio Scientifico al professor Alberto Casadè dell'Università di Pisa, che parlerà a proposito di Dante narratore. Poi ho anche il piacere di segnalarvi le attività convegnistiche un po' più ampie, quindi non legate a una singola conferenza, a un singolo incontro. È un convegno organizzato dal Consiglio Scientifico, in particolare diretto dallo stesso presidente Marcello Cicuto, del quale ho il piacere di portarvi il saluto, dedicato a Dante e le immagini, poesia, retorica, visualità, che si svolgerà qua in questa sala, naturalmente, il 26 novembre. Quindi questo è un po' il programma dell'autunno: le tre letture, la conferenza del professor Casadei e poi questo grande convegno, Dante e le immagini. Dunque siamo alla lettura del Purgatorio 16. Come sapete, chi di voi frequenta queste letture, il Consiglio Scientifico cerca da una parte di coinvolgere grandi maestri ormai affermati, noti, ma anche di cogliere tra i giovani studiosi più importanti e già affermati, già capaci di dare delle prove sicure, quindi di poter avere, diciamo, il privilegio di parlare in una sede così prestigiosa e importante. Ecco, cerca anche, quindi abbiamo avuto gli anni scorsi per esempio Gaetano Mazzoli o Cristina Landa, ecco, tra le giovani studiose. Oggi abbiamo il piacere di avere Giulia Gaimari, che è un'altra delle più brillanti studiose di questa nuova generazione. Giulia Gaimari si è formata all'Università di Bologna, dove ha fatto la laurea triennale e magistrale, poi ha iniziato una brillante carriera internazionale. Ha fatto gli studi per il dottorato e il PhD a Londra, allo University College London. Poi ha fatto una serie di esperienze, di lavori, di ricerche, con borse postdottorato, assegni di ricerca in giro per il mondo, ed è tornata anche per un biennio a Bologna per un assegno di ricerca molto importante, un progetto PRIN legato allo studio dei commenti danteschi, anche una dimensione digitale, eccetera. Poi una nuova occasione di una borsa postdottorato di ricerca all'Università di Toronto, che è una delle più importanti università del Nord America per gli studi italianistici e per gli studi medievistici. Hanno visto quanto era brava e se la sono tenuta, quindi dopo la borsa di ricerca le hanno offerto un posto come assistant professor, e quindi ora è una giovane professoressa dell'Università di Toronto. E i suoi studi hanno toccato molti temi, ma si sono ultimamente concentrati sulla formazione intellettuale di Dante nella Firenze di fine 200, in particolare sui temi della filosofia etica in particolare, del diritto, della politica, naturalmente sempre con un'ottica alla dimensione teologica che poi queste linee di pensiero, queste discipline filosofiche assumono
poi nella commedia, in particolare il Paradiso. Quindi ha studiato, per farvi qualche esempio, anche delle cose molto fiorentine, quindi alcune linee del pensiero di Brunetto Latini, alcuni aspetti della penetrazione di amicizia di Cicerone nella Firenze del 200, quindi diciamo ricostruire quell'ambiente culturale in cui qui a Firenze alla fine del 200 è cresciuto Dante, che poi ha dato frutti naturalmente nella commedia. Tra le sue pubblicazioni c'è un libro molto bello e importante che si chiama Per amore di giustizia, con un sottotitolo filosofia, politica e teologia, diritto. Dante fra diritto, politica e teologia. Ok, difficilissimo, però ecco, vedete, questa dimensione, da una parte tecnica, filosofica, giuridica, dall'altra però ecco lo sfondo interpretativo che arriva dal Paradiso, ecco, per cui questi temi assumono una valenza teologica. Quindi, confrontandoci con i colleghi del Consiglio Scientifico, col Presidente, il Professor Cicuto, sulle persone a cui affidare la lettura di questi canti, ecco, ci è sembrato bello e giusto affidare a una studiosa che si è occupata di queste tematiche, fra politica, diritto e teologia, un canto così importante come il sedicesimo canto del Purgatorio, che appunto affronta questi grandi temi da una parte con un'ottica morale, quindi alla moralità dell'individuo, dall'altra invece con un occhio alla politica su uno scenario universale, e quindi il grande tema del rapporto fra i poteri universali dell'impero e della Chiesa. Quindi con grandissimo piacere diamo un bel benvenuto a Giulia Gaimari e le diamo la parola. Grazie. Ok. Lo faccio dopo, se si domenica, perché dovrei dare la medaglia della società d'arte. Facciamo alla fine. Grazie mille al professor Leda per l'introduzione. E sono molto emozionata e onorata di essere qui, di partecipare a questo ciclo di letture così prestigioso e in questa sede così, così importante. E come ha anticipato il professor Letta, oggi leggeremo e ci avvicineremo a Purgatorio 16. E la mia apro una parentesi prima di incominciare effettivamente a leggere. L'intervento è diviso in due parti. Ci sarà un'introduzione in cui cerco di far emergere quelli che secondo me sono i temi più importanti da tenere a mente quando ci avviciniamo a questo canto, e poi seguirà un commento più ravvicinato al canto stesso. Okay. Insieme ai due canti successivi, Purgatorio 16 costituisce il centro strutturale e il nucleo dottrinale della commedia dantesca. Un trittico in cui convergono e da cui si irradiano le direttrici portanti del pensiero e della poesia dell'Alighieri, e che nel nostro canto si intrecciano non solo per spiegare l'origine del male che affligge il mondo, ma per dare ragione del poema stesso. Come vedremo, difatti, Purgatorio 16 insiste a più riprese e in modi diversi e complementari sul compito e sulle capacità di coloro preposti alla guida altrui. Ma per guidare gli altri, il singolo deve essere prima di tutto padrone di sé. Marco Lombardo, il personaggio dai contorni sfuggenti che interagisce con Dante Pellegrino in questo episodio, introduce il grande tema della libertà del giudizio, che con l'approfondimento in materia offerto da Virgilio nel canto diciottesimo, interagisce e fa i conti con la questione del determinismo astrale e con quella del determinismo amoroso, indagando il rapporto fra intelletto e volontà, fra intelletto e amore, inteso non solo come passione, ma come appetito dell'anima. C'entra anche la volontà, lo vedremo. Naturalmente spinto ad amare, l'essere umano è altresì dotato, appunto, di intelletto e volontà, ed è dunque libero di scegliere, fra i piaceri che gli si presentano nel corso della vita, quelli che lo condurranno alla felicità eterna. Il libero arbitrio, che nel canto diciottesimo è identificato come un'innata virtù che consiglia,
consente di accogliere gli amori buoni o di respingere quelli malvagi. E mi riferisco al passaggio alla vostra sinistra, destra? Sinistra, alla mia destra. Innata ve la virtù che consiglia e della destra, alla vostra destra. Come lo leggiate? Questo. La nobile virtù Beatrice intende per libero arbitrio, eccetera. Provvisto di un lume a bene e a malizia e di libero voler, l'altro passaggio, Purgatorio 16, l'individuo può controllare i propri appetiti nonché vincere ogni ipotetica influenza astrale. Il razionalismo dantesco, cioè il ruolo di preminenza che egli attribuisce alla cognizione e al discernimento e che emerge in maniera più marcata in Purgatorio 18, è stato inquadrato dalla critica entro gli accesi dibattiti filosofico-teologici che infervoravano nel XIII secolo fra i cosiddetti intellettualisti e volontaristi, i quali discutevano sulla natura e collocazione del libero arbitrio, specialmente in merito all'atto dell'elezione, della scelta, chiedendosi cioè se la volontà fosse mossa dalla ragione o viceversa. Si tratta di un panorama intellettuale estremamente complesso e variegato, e sebbene la posizione dantesca sia stata giustamente accostata a quella di Tommaso d'Aquino, sia per quanto riguarda la confutazione del determinismo astrale, sia per quanto concerne il rapporto fra ragione e volontà, la questione è decisamente più articolata. Prima di tutto, come nota Pasquale Porro, Tommaso è un intellettualista molto moderato e, in secondo luogo, Dante sembra fare e dire qualcosa di diverso quando associa il libero arbitrio alla virtù che consiglia, un concetto che si può accostare al consilium aristotelico, come per esempio propone Paolo Falzone, o alla prudenza aristotelica, come suggerisce lo stesso Porro, che determina ciò che si deve fare per giungere a un determinato fine. A tal proposito, sarebbe molto interessante capire meglio come circolassero queste dottrine nell'Italia e nella Firenze di fine 200 e inizio 300. In questa direzione si è mossa per esempio Paola Nasti, che ricorda come dopo le condanne delle tesi razionaliste da parte del vescovo di Parigi, Stefano Tempier, nel 1270-77, fra i sostenitori del razionalismo di Tommaso vi era il domenicano Nicola o Nicola Strevet, le cui consolazioni, le sue glosse alla Consolatio di Boezio, scritte nei primissimi anni del 300 su richiesta del priore di Santa Maria Novella Paolo dei Pilastri e diffusesi in Italia subito dopo la loro composizione, raccordano il pensiero di Boezio sulla libertà dell'arbitrio alle tesi tomiste. Allo stesso tempo, gli studi di Miramo Kant ci mettono di fronte allo straordinario sincretismo intellettuale dell'Alighieri, il cui spiccato razionalismo aristotelico e scolastico va di pari passo con una dimensione di pensiero che affonda le proprie radici in Agostino. La dottrina dantesca dell'amore e della libertà di giudizio esposta da Virgilio in Purgatorio 18 non può prescindere dal principio agostiniano di pondus amoris, una forza che spinge l'anima verso il luogo che le è proprio e dell'uso che ne è stato fatto in seno alla mistica cistercense, che concepisce il peccato come un'incurvatura dell'anima verso ciò che l'allontana da Dio. Vostra apprensiva da esser verace tragge intenzione dentro a voi la spiega sì che l'animo ad essa volger face e se è rivolto in ver di lei si piega, quel piegare è amor. Questo Purgatorio 18. In tutto ciò è necessario notare come nel nostro canto non venga detto nulla in proposito del rapporto fra arbitrio e grazia, giudizio umano e provvidenza divina, un nodo cruciale che sarà invece al centro dei canti paradisiaci dedicati al tema della giustizia. Ciò nonostante, la relazione fra creatore e creatura è il nucleo profondo delle riflessioni qui sviluppate ed è una relazione che riposa sul principio di somiglianza fra Dio e l'anima umana. Una somiglianza che è articolata, come vedremo, come possiamo già vedere in questa slide, in termini affettivi. Esce di mano a colui che la vagheggia,
L'anima semplicetta che sa nulla, salvo che mossa dal lieto fattore, volontier torna ciò che la trastulla, eccetera. La ricerca della felicità e del piacere che muove l'anima, rispecchia la letizia del Dio creatore che le dà vita e che la desidera prima che sia. A tal proposito, è stato altresì notato che in Purgatorio 16 la questione del peccato originale, un'infermità che condiziona l'essere umano anche dopo il battesimo, sia completamente taciuta. Sebbene Dante concepisca l'impero e il papato come i due remedia contra infermitatem peccati, cito da Monarchia 4:14, e in effetti in Purgatorio 16, come vedremo, teorizzi la reciproca autonomia delle due potestates per mezzo della potente immagine dei due soli, il vulnus del peccato non trova posto nell'argomentazione di Marco Lombardo, che invece mette a fuoco la condizione primigenia dell'anima razionale, rivolta al piacere ma priva di conoscenza, quindi inesperta e propensa all'autoinganno. La menzione dei due soli mi porta infine all'altro importante contesto, questa volta giuridico-politico, da tenere a mente quando ci avviciniamo a Purgatorio 16, cioè la canonistica medievale e specialmente gli scritti di coloro che promuovevano la teocrazia papale entro un dibattito avviato da Innocenzo III e ravvivato inizio 300 da Bonifacio VIII. Per mezzo di questa paradossale metafora astronomica, Dante allude ai duo magna luminaria di Genesi 1:16, il sole e la luna creati da Dio nel quarto giorno della creazione. Un passaggio che veniva interpretato in chiave allegorica da papi e decretalisti per giustificare l'ingerenza ecclesiastica nella sfera temporale, sminuendo così l'autonomia del potere regale e imperiale. Come la luna riceve luce dal sole, così è il papato a conferire autorità a chi esercita il dominio in ambito pubblico e civile. Mentre in Monarchia 3:4 l'Alighieri smonta l'interpretazione allegorica di questo stesso passaggio scritturale, facendo leva sul senso letterale del racconto biblico, qui egli offre un'immagine paradossale che con la sua immediatezza ribalta l'argomentazione teocratica, rimarcando la necessità dell'indipendenza reciproca delle due potestates preposte da Dio alla guida dell'umanità, l'impero e il papato, appunto. Ma se i due poteri devono essere reciprocamente indipendenti, cioè illuminare l'uno la strada del mondo e l'altro la strada di Dio, che cosa intende l'Alighieri quando, qualche verso prima, e mi riferisco al passaggio che avete alla vostra destra, qualche verso prima, afferma la necessità di un rege che sia in grado di discernere almeno la torre della vera cittade. Cosa intende Dante qui? Non tutti i lettori e i commentatori attribuiscono a vera cittade il medesimo significato. Se la si intende come città celeste o come civitas dei in via e non come l'immagine di una società civile giusta entro cui raggiungere la felicità temporale, allora bisogna prendere atto del fatto che qui Dante stia attribuendo un valore salvifico anche all'esercizio della giustizia terrena. D'altra parte, se andiamo con la mente al Giustiniano dantesco di Paradiso 16, ci rendiamo subito conto del legame inestricabile fra diritto e disegno divino. È per volontà del primo amore, cioè dello Spirito Santo, che l'imperatore ha tratto dalle leggi il troppo e il vano. In altre parole, il corpus iuris civili è stato ispirato da Dio. Ma ora guardiamo il canto, il nostro canto, Purgatorio 16, più da vicino, e quindi mi avvio alla seconda parte della presentazione. Buio d'inferno e di notte privata d'ogni pianeta sotto pover cielo, quant'esser può di nuvol tenebrata, non fece al viso mio sì grosso velo come quel fummo ch'ivi ci coperse, né a sentir di così aspro pelo che l'occhio stare aperto non sofferse. L'incipit, in stretta continuità con la conclusione di Purgatorio 15, ci getta immediatamente in un buio fondo e assoluto, persino peggiore di quello infernale. Né le tenebre dell'inferno, né l'oscurità di una notte nuvolosa,
e senza luna e senza stelle, avevano impedito la vista del pellegrino tanto quanto quel fummo, la cui asprezza lo costringe a chiudere gli occhi. Come puntualizzano tutti i commentatori, il fumo che avvolge Dante non è altro che la pena espiatoria imposta alle anime degli iracondi, un'analogia fondata su nozioni di tipo fisiologico, su passi scritturali, sui morali di Gregorio Magno, nonché sulla letteratura penitenziale tardo-medievale. Insomma, l'ira acceca l'occhio dell'anima. Ed è proprio qui, quindi al verso 8, che fa il suo ingresso uno dei temi principali del canto, quello della guida. Virgilio, saggio accorto, si accosta immediatamente a Dante, offrendogli la spalla affinché vi si possa appoggiare. E così il pellegrino si affida al maestro come cieco va dietro sua guida, per non smarrirsi e per non dar di cozzo in qualcosa che possa recargli danno o addirittura ucciderlo, procurarne la morte. A partire da questo momento, l'udito e la voce acquisteranno un ruolo di primo piano, tanto nella diegesi quanto nel processo di apprendimento del vero da parte del pellegrino, nonché nella manifestazione del profondo senso di comunità e condivisione di cui il purgatorio si fa immagine. Se l'Agnus Dei, pronunciato e concordamente dalle anime espianti, ne rivela a Dante e a Virgilio la presenza, ai versi 16-21, così lo scambio di battute fra i due, ai versi 22-24, li rende manifesti a colui che procederà con loro, di fatto però scortandoli, sino alla fine del banco di fumo e al varco presieduto dall'angelo. Marco Lomparto. Del resto, stando all'ultimo verso di Purgatorio 15, anche Virgilio è impedito nell'atto della vista. Benché saggio e avvertito, dunque, anche lui è costretto ad affidarsi. Guardiamo queste terzine più da vicino. «Quei son spirti maestro chiodo, dissi io, ed egli a me, tu vero apprendi, e di racconti avan solvendo il nodo. Or tu chi sei che il nostro fummo fendi e di noi parli, pur come se tu e partissi ancor lo tempo per calendi? E io, o creatura che ti mondi per tornar bella colui che ti fece, maraviglia udirai se mi secondi. Io ti seguiterò quanto mi lecce, rispose, se veder fummo non lascia, l'udir ci terrà giunti in quella vece. Come spesso accade nel Purgatorio, l'incontro fra Marco e Dante è innescato dalla meraviglia e dalla curiosità che suscita la presenza del corpo del pellegrino, segno della sua straordinaria condizione di viandante a cui la grazia divina ha concesso di visitare e conoscere ancora in vita i tre regni oltremondani. Chi sei tu che attraversi il nostro fumo e parli di noi come se fossi ancora vivo? Chiede una voce ancora non identificata. Con la promessa di udire maraviglia, Dante invita il penitente a seguirlo per poi, una volta confermata l'eccezionalità del suo viaggio, chiedere notizia della sua identità, nonché della giusta direzione da prendere. Precisando assertivamente, ed è l'ultimo verso che ho incluso qui, e tue parole fien le nostre scorte, le tue parole ci faranno da guida. Saranno dunque la voce e l'argomentare di Marco che, sino alla fine del canto, accompagneranno Dante e Virgilio, di fatto sostituendosi a quest'ultimo. Alla richiesta di Dante, il penitente si identifica, indicando la propria provenienza geografica, è lombardo, cioè proviene dall'Italia settentrionale, precisa il suo nome, fu chiamato Marco, e puntualizzando la propria caratura morale e intellettuale improntata alla conoscenza del mondo e all'amore per la virtù. Del mondo seppi è quel valore amai al quale ha or ciascun disteso l'arco. Nel canto non sono presenti altri dettagli biografici, né notizie del suo passato da iracondo, e nonostante vari tentativi da parte degli studiosi, l'identità storica di Marco rimane un mistero. I commentatori antichi e moderni, soprattutto sulla scorta di due racconti del Novellino, che vedono protagonista un certo Marco Lombardo e della Cronica di Villani, riconoscono in Marco un uomo di corte saggio, liberale e cortese, forse veneziano, forse della Marca Trevigiana, forse attivo in Toscana presso il conte Ugolino della Gherardesca. Ma di tutto questo il testo non parla.
Dunque, forse, non c'era bisogno di specificare ulteriormente chi fosse Marco, tanto era famoso. O forse l'assenza di notizie è un'assenza deliberata che prepara il terreno per la lezione etico-politica che egli impartirà di qui a poco al pellegrino e ai lettori. Ciò che conta di questa terzina è, a mio avviso, il nesso fra l'esperienza e l'inclinazione etica di Marco e il giudizio che egli esprime circa la degenerazione morale del tempo. Egli ha amato quel valore, cioè la virtù nel suo complesso, che molti commentatori qualificano ulteriormente come virtù civile, politica e o cavalleresca e cortese, che nessuno ora prende più di mira. Questo è il significato dell'immagine, dell'arco e del bersaglio. Una diagnosi, quella di Marco, che pare una sintesi fulminea di quella articolata dalle personificazioni di drittura e amore nella celebre canzone Tre donne intorno al cor mi son venute, una lirica dal forte valore autobiografico che rimarca precisamente come l'amore, la giustizia e tutte le altre virtù versino in un totale stato di abbandono e di trascuratezza. Esse sono a tutti in ira e in noncale, il verso 15 della lirica Tre donne intorno al cor. E fra l'altro è stato ampiamente notato come anche questo nostro canto possa avere un risvolto autobiografico, dato che anche il pellegrino compartecipa alla penitenza degli iracondi. Ed è proprio dalla valutazione di Marco sullo stato del mondo, quindi nessuno mira più la virtù, che scaturisce la richiesta di Dante, il quale scoppia dentro ad un dubbio, versi 53 e seguenti, che prima era semplice e ora si è fatto doppio, alludendo alle parole di Guido del Duca, due canti prima, quindi Purgatorio 14, che aveva condannato la degenerazione morale della Toscana, dove tutti fuggono la virtù o per disgrazia del luogo, afflitto dall'influsso maligno degli astri, o per malvagia consuetudine che li spinge a commettere il male, e quindi accoppiando questo giudizio di Guido del Duca a quello di Marco, il pellegrino desidera ora conoscere la causa per cui il mondo è gravido di malizia, la cagione, dato che qualcuno la ripone nell'influenza degli astri, mentre altri la ravvisano negli esseri umani. Ma priego che m'addite la cagione, sio che la veggia e ch'io la mostri altrui, che nel cielo uno e un qua giù la pone. Ed è proprio in questi versi, che ho appena letto, come potete vedere, si fa strada il senso del viaggio oltremondano, nonché la missione del poema stesso, conoscere per mostrare agli altri, vedere per insegnare, sì ch'io la veggia e ch'io la mostri altrui. La voce di Marco, quindi, non solo guiderà il pellegrino sino al varco che gli consentirà di passare al girone successivo, ma lo istruirà sull'origine del male affinché egli possa, a sua volta, rivelarla agli altri, guidandoli con la propria voce poetica. Al verso 65 incomincia il lungo discorso di Marco, che occupa ben 66 versi, e che respinge la tesi del determinismo astrale con due mosse principali. Da un lato riconosce la responsabilità morale degli esseri umani e il ruolo cruciale delle leggi e dell'impero, mentre dall'altro individua nelle ambizioni temporali del papato, che ha assunto su di sé confondendoli il potere temporale e quello spirituale, la vera causa della corruzione morale dell'umanità. Dopo un doloroso sospiro, Marco esordisce apostrofando la cecità del mondo e di Dante Pellegrino stesso, che ponendogli il quesito ha mostrato di ignorare egli stesso la verità. Nel buio profondo del terzo girone purgatoriale, però un buio penitenziale che porta quindi alla salvezza, un ex iracondo chiama in causa una cecità intellettuale e morale ben più vasta, dilagante e pericolosa. Voi che vivete, inizia, attribuite all'influsso degli astri ogni causa di ciò che succede, proprio come se tutti gli avvenimenti fossero necessariamente causati dai moti astrali. Si tratta di una tesi, respinta per esempio anche da Tommaso d'Aquino nella Summa Theologiae, che Marco confuta offrendo in prima battuta un'argomentazione per absurdum,
incentrata sulla relazione fra la libertà di scelta degli esseri umani e la funzione retributiva della giustizia divina. Se così fosse, verso 70, in voi sarebbe annientato il libero arbitrio e non sarebbe giusto ricevere un premio, letizia, per avere bene operato, o una pena, lutto, per il male compiuto. E si noti qui come premio e pena siano indicati metonimicamente per mezzo degli effetti emotivi e psicologici che si producono in chi li riceve, letizia e lutto, felicità e dolore. Un vocabolario di stampo affettivo che ritornerà nel giro di poche terzine per saldare, all'insegna dell'amore, della letizia, del piacere, il rapporto primigenio fra creatore e creatura. Dunque, se tutto dipendesse dall'influenza dei cieli, tanto il libero arbitrio quanto la giustizia divina che premia e che punisce sulla base delle scelte fatte per mezzo dell'arbitrio non avrebbero ragion d'essere. A questo punto Marco spiega come stanno invece davvero le cose. Ammesso e non concesso che gli astri diano inizio ad alcuni moti dell'animo, gli esseri umani sono dotati di un lume per discernere il bene dal male e di una volontà libera, la quale, se incontra delle difficoltà nelle prime battaglie con gli influssi astrali, poi risulta vittoriosa se ben coltivata. E questo è il passaggio che ho letto all'inizio durante l'introduzione. Lume vedato a bene a malizia e libero voler. La prima parte della risposta di Marco si conclude con un ossimoro vertiginoso. Gli esseri umani sono al contempo liberi e soggetti a Dio, una forza ben più potente rispetto a quella degli astri, creatrice diretta dell'anima razionale, la quale, proprio per questo motivo, non subisce l'influenza dei cieli. A maggior forza e a miglior natura liberi soggiacete, e quella cria la mente in voi, che il ciel non ha in sua cura. Un ossimoro di simile portata è quello sviluppato nella durissima epistola indirizzata ai fiorentini, i quali sono accusati di non rispettare le sacratissime leggi, la cui osservanza, se lieta e libera, ancora un riferimento alla letizia, non è schiavitù, ma somma libertà. La causa del presente sviamento del mondo è dunque da ricercarsi negli esseri umani, che provvisti di ragione e volontà sono liberi di eleggere il bene o il male a prescindere da qualsivoglia interferenza celeste. Ora, la risposta di Marco potrebbe finire qui. Ma così non accade, perché il legame fra l'anima razionale e la potenza superiore che la crea dà avvio a una premessa ontologica e psicologica che sfocerà in serrata diagnosi politica. L'anima umana esce di mano a Dio, colui che la ama e desidera ab eterno, ancora prima di crearla, come una bambina che ride e piange senza motivo, ignara di tutto. Essa è aristotelicamente una tabula rasa. L'unica cosa che sa è che, provenendo da un creatore lieto, si rivolge spontaneamente verso ciò che le arreca piacere. Non diversamente, nel canto 18, Virgilio dichiara che l'anima è predisposta all'amore sin dalla sua creazione e si muove verso ciò che le dà piacere non appena la cosa che piace traduce tale predisposizione in atto. Come ho accennato all'inizio dell'intervento, è interessante notare come qui, nel nostro canto, il diletto stia alla base della similitudine fra divinità e anima razionale. Pare quasi che la felicità di Dio sia impressa nell'anima umana come il segno a cui tendere nel grande viaggio di ritorno verso il proprio principio. Purtroppo, però, nel gustare dapprima il sapore di beni inferiori, quelli materiali e terreni, l'anima può ingannarsi e quindi correre dietro a falsi piaceri, a meno che una guida o un freno non diriga il suo amore verso il vero bene. Il verbo che usa Dante qui è torcere, al verso 23. A questo proposito, sarebbe interessante approfondire come la dottrina dantesca del libero arbitrio interagisca con le discussioni medievali intorno al piacere, soprattutto considerando che Aristotele, nella Nicomachea, lo intende come segno dell'abito e della virtù. Un atto non può considerarsi davvero virtuoso se non è accompagnato dal piacere. Ma il ragionamento di Marco prende tutt'altra direzione. E anziché concentrarsi sul microcosmo dell'interiorità umana, egli pone l'accento sulla necessità del diritto, della giustizia e sul rapporto fra potere temporale e potere spirituale.
Dato che l'amore dell'anima ha bisogno di essere indirizzato verso il bene supremo, fu necessario stabilire le leggi e una guida, il monarca, che potesse distinguere almeno la torre della vera città. E qui torniamo al problema di prima, quello che ho evidenziato all'inizio dell'intervento. Fra l'altro, alcuni commentatori, cioè il primo problema è cercare di capire che cosa significhi vera città. Il secondo problema è l'interpretazione della torre. Alcuni commentatori, infatti, postulano che la torre della città, della vera città, rappresenti proprio la giustizia. Se la funzione del sovrano è quella di fare osservare le leggi esercitando la giustizia in modo tale da frenare e guidare l'anima che si inganna perseguendo false immagini di bene, allora anche il potere temporale concorre in qualche modo alla salvezza eterna. Come afferma ad esempio Francesco da Buti, interpretando questo passaggio, fu necessario rege aver, cioè rettore che facesse osservare le leggi e che almeno in generale conoscesse lo vero bene, e però, dice, discernesse, cioè conoscesse, lo dito rettore, almeno la torre, cioè la guardia e difensione, che è la giustizia in generale, della vera città, cioè della città eterna, che in questa vita mondana, che è in questa vita mondana lo vivere ragionevolmente, quindi secondo ragione. E di po' questa vita è vita eterna nella fruizione di Dio, dov'è vera giustizia. Il problema, però, è che la giustizia non viene esercitata da nessuno. Le leggi sono, ma chi pon mano ad esse? Le leggi, cioè il corpus iuris giustinianeo, di cui ho fatto cenno all'inizio, esistono, ma nessuno le applica, perché il pastore che guida il gregge, cioè il pontefice, e forse Bonifacio VIII, se consideriamo la cronologia del viaggio oltremondano, ambientato nella primavera del 1300, può ruminare, ma non ha lo zoccolo diviso. Nullo però che il pastor che procede ruminar può, ma non ha lunghe fesse. Questa metafora animale è tolta, come ricordano tutti i commentatori, dall'Antico Testamento, dove al popolo ebraico viene proibito di mangiare le carni degli animali che non ruminavano e che non avevano lo zoccolo diviso. Una prescrizione che l'esegesi biblica cristiana interpreta in chiave allegorica. Tommaso d'Aquino, a cui tradizionalmente si ricorre per interpretare questa metafora e questo passo, chiarisce che fissio ungule indica la distinzione fra i due testamenti, oppure fra il padre e il figlio, o delle due nature di Cristo, o la discrezione del bene e del male, mentre la ruminatio significa la meditazione delle sacre scritture e la corretta comprensione di queste. A partire dai commenti di Pietro e di Benvenuto, gli esegeti hanno spesso interpretato il difetto papale. Ho perso il filo. Il difetto papale come incapacità di distinguere tra potere temporale e potere spirituale. Un'incapacità che Marco Lombardo in effetti metterà in luce nei versi successivi, come un atto volontario da parte del Papa. Più di recente, invece, la discrezio che manca al pontefice è stata intesa in senso strettamente morale. Egli non è in grado di discernere il bene dal male e di fatto è avido di tutti quei beni materiali di cui è ghiotta anche la gente che da lui dovrebbe invece essere guidata in un'altra direzione. Quindi il problema è la cupidigia del pontefice. Ed è proprio per questo motivo che il gregge si nutre solo di questi beni e non cerca altro. In altre parole, appunto, l'avidità, la cupidigia della guida contagia l'anima di chi le è soggetto. Perciò, conclude Marco, ed è l'ultima terzina in questa slide, ben puoi vedere che la mala condotta è la cagion che il mondo ha fatto reo e non natura che in voi sia corrotta. La malizia che dilaga nel mondo dipende dalla mala condotta, dal mal governo del Papa e non dalla natura umana corrotta a opera degli astri. L'ultima parte del discorso di Marco
traccia una linea che va da un'epoca lontana e indeterminata in cui due poteri, temporale e spirituale, illuminavano rispettivamente il cammino terreno e quello celeste, a un luogo ben preciso del presente, cioè le terre dell'Italia settentrionale bagnate dai fiumi Adige e Po, la Marca Trevigiana e le odierne Emilia e Lombardia. Insomma, dopo aver registrato con Guido del Duca il decadimento morale di Toscana e Romagna, ora è il momento delle aree settentrionali. Prima che l'imperatore Federico II fosse osteggiato dal papato e dai comuni lombardi, in quelle regioni si trovavano valore e cortesia. Ora invece possono essere attraversate da chiunque per vergogna tralasci di accompagnarsi ai buoni. In altre parole, chiunque, qualsiasi delinquente, adesso può attraversare quelle terre. Sono rimasti solo tre vecchi a recare viva testimonianza della virtù dell'età antica: Corrado da Palazzo, proveniente da una nobile famiglia guelfa di Brescia, Gherardo da Camino, signor di Treviso, e Guido da Castello, proveniente da una nobile famiglia guelfa di Reggio Emilia, i quali in realtà non vedono l'ora che Dio li chiami a sé. Il destino amaro di questa zona, che sono le terre di Marco, è presentato a mo' di exemplum locale come il frutto tragico del violento annientamento da parte del Papa dell'autorità imperiale. Roma, che aveva disposto il mondo nella sua miglior condizione, aveva due soli, il pontefice e l'imperatore. Ma ora uno, il Papa, ha spento l'altro assumendo su di sé le due potestà, qui indicate per mezzo dei due simboli che le rappresentano, rispettivamente la spada e il pastorale. I due poteri, uniti arbitrariamente e con la forza, procedono male perché così congiunti viene meno il controllo reciproco. E così il pellegrino può ben vedere come oggi la Chiesa, avendo confuso e assunto su di sé i due reggimenti, cada nel fango, sporcando tanto se stessa quanto il peso che ha deciso di caricare su di sé, cioè l'ufficio imperiale che ha usurpato. Vediamo qui un'altra metafora animale, no? La Chiesa è un animale da soma. E mi avvio alla conclusione. Prima di interrompersi bruscamente, la conversazione fra Dante e Marco prosegue con una domanda del pellegrino circa l'identità di Gherardo da Camino, una domanda che Marco percepisce come tendenziosa, dati probabilmente i rapporti che il Caminese intrattenne con Firenze e con Corso Donati, e con un riferimento a sua figlia Gaia, che porta con sé un altro e ultimo problema interpretativo. Cioè, qui Marco potrebbe voler dire che non conosce di Gherardo un altro soprannome, a meno che non lo indichi come padre di Gaia, alludendo forse alla licenziosità della ragazza e quindi rimarcando la decadenza morale dei tempi, oppure Marco sta dicendo che non conosce di Gherardo altro soprannome a meno che non ne ottenga uno dal nome della figlia, e cioè Gherardo il Gaio, Gherardo il Lieto. Quindi cambia molto, no, l'interpretazione. Purtroppo il tempo a disposizione non mi consente di approfondire ulteriormente questo aspetto, ma è giusto ricordare la rilevanza che l'Alighieri accorda al rapporto padre-figli. A tal proposito basti pensare ai cosiddetti principi negligenti di Purgatorio VII, sovrani europei e italiani che piangono il comportamento riprovevole dei propri eredi, rivelando al contempo una mancanza personale propria di natura politica, familiare e spirituale. Costretti nell'antipurgatorio, costoro hanno trascurato tanto la cura della propria anima quanto l'educazione morale dei propri figli e il benessere dei loro popoli. E vale la pena di ricordare che il primo fra questi è l'imperatore Rodolfo d'Asburgo, una presenza chiave che ci fa comprendere quanto ufficio politico e discernimento morale e spirituale vadano di pari passo. Mi avvio alla conclusione della presentazione del nostro canto. Come promesso, Marco accompagna Dante e Virgilio quanto può. Non appena i raggi del sole traspaiono fra il fumo, l'ex iracondo lascia i due visitatori per tornare a scontare la propria penitenza. Dio sia con voi, che più non vegno vosco. Grazie mille. Non ce l'ho. Sì. C'è una copia? Sì.
Non guardare il segno che ho scritto. Ah, che dopo se mi fai le domande. Lo leggo? Vado? Incomincio? Ok. Buio d'inferno e di notte privata d'ogni pianeto, sotto pover cielo quant'esser può di nuvol tenebrata, non fece al viso mio sì grosso velo come quel fummo chi vi ci coperse, né a sentir di così aspro pelo che l'occhio stare aperto non sofferse. Onde la scorta mia saputa e fida mi s'accostò e l'omero m'offerse. Sì come cieco va dietro sua guida per non smarrirsi e per non dar di cozzo in cosa che il molesti o forse ancida, m'andava io per l'aere amaro e sozzo, ascoltando il mio duca che diceva: pur guarda che da me tu non sia mozzo. Io sentia voci e ciascuna pareva pregar per pace e per misericordia l'agnel di Dio che le peccata lieva. Pur Agnus Dei eran loro essordia, una parola in tutte era e un modo, sì che parea tra esse ogni concordia. Quei son spiriti, maestro, chi odo, diss'io, ed egli a me, tu vero apprendi, e di racundia van solvendo il nodo. Or tu chi sei che il nostro fummo fendi e di noi parli, pur come se tu e partissi ancor lo tempo per calendi? Così per una voce detto fue, onde il maestro mio disse: rispondi e domanda se quinci si va sue. E io: o creatura che ti mondi per tornar bella colui che ti fece, maraviglia udirai se mi secondi. Io ti seguiterò quanto mi lece, rispose, e se veder fummo non lascia, l'udir ci terrà giunti in quella vece. Allora incominciai. Con quella fascia che la morte dissolve men vo suso, e venni qui per l'infernale ambascia. E se Dio m'ha in sua grazia rinchiuso, tanto che vuol chi veggia la sua corte, per modo tutto fuor del modernuso, non mi celar chi fosti anzi la morte, ma dilmi e dimmi si vo ben al varco. E tue parole fien le nostre scorte. Lombardo fui, e fu chiamato Marco, del mondo seppi, e quel valore amai al quale ha or ciascun disteso l'arco. Per montar su direttamente vai, così rispose, e soggiunse: i ti prego che per me prieghi quando su sarai. E io a lui: per fede mi ti lego di far ciò che mi chiedi, ma io scoppio dentro a un dubbio, se io non me ne spiego. Prima era scempio, ora è fatto doppio nella sentenza tua, che mi fa certo qui e altrove quello ov'io l'accoppio. Lo mondo è ben così diserto, tutto diserto d'ogni vertute come tu mi suoni, e di malizia gravido e coverto. Ma priego che m'addite la cagione, sì che io la mostri altrui, che nel cielo uno e un qua giù la pone. Alto sospir, che duolo strinse in ui, mise fuor prima, e poi cominciò: frate, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. Voi che vivete, ogni cagion recate pur suso al cielo, così come se tutto movesse seco di necessitate. Se così fosse, in voi fora distrutto libero arbitrio, e non fora giustizia per belletizia e per male aver lutto. Lo cielo i vostri movimenti inizia, non dico tutti, ma, posto chi il dica, lume v'è dato a bene e a malizia, e libero voler, che, se fatica nelle prime battaglie, col ciel dura, poi vince tutto se ben si nutrica. A maggior forza e a miglior natura, liberi soggiacete, e quella cria la mente in voi che il ciel non ha in sua cura. Però, se il mondo presente disvia, in voi è la cagione, in voi si cheggia, e io te ne sarò or vera spia. Esce di mano a lui che la vagheggia prima che sia a guisa di fanciulla, che piangendo e ridendo pargoleggia, l'anima semplicetta che sa nulla salvo che, mossa dal lieto fattore, volontier torna a ciò che la trastulla. Di picciol bene in pria sente sapore, qui vi si inganna e dietro adesso corre se guida o fren non torce suo amore. Onde convenne legge per fren porre, convenne regge aver che discernesse della vera cittade almen la torre. Le leggi sono,
ma chi pon mano ad esse? Nullo, però che il pastor che procede ruminar può, ma non ha l'unghie fesse. Perché la gente, che sua guida vede, pur a quel ben fedire ond'ella è ghiotta, di quel si pasce e più oltre non chiede. Ben puoi vedere che la mala condotta è la cagion che il mondo ha fatto rero, e non natura che in voi sia corrotta. Soleva Roma, che il buon mondo feo, due soli aver, che l'una e l'altra strada facean vedere, e del mondo e di Deo. L'un l'altro ha spento, ed è giunta la spada col pasturale, e l'un con l'altro insieme, per viva forza, mal convien che vada, però che, giunti, l'un l'altro non teme. Se non mi credi, pon mente alla spiga, con erba si conosce per lo seme. In sul paese, Cadic e Po, Riga, sole a valore e cortesia trovarsi, prima che Federico avesse briga. Or può sicuramente indi passarsi per qualunque lasciasse per vergogna di ragionar coi buoni o d'appressarsi. Ben ventre vecchi ancora in cui rampogna l'antica età la nova e parlor tardo che Dio a miglior vita li ripogna. Currato da palazzo il buon Gherardo e Guido da Castel che mai si noma francescamente il semplice Lombardo. Di oggi mai che la chiesa di Roma per confondere in sé due reggimenti cade nel fango e se brutta e la soma. O Marco mio, diss'io, ben argomenti e or discerno perché del retaggio li figli di Levi furono essenti. Ma qual Gherardo è quel che tu per saggio dica rimaso della gente spenta il rimprovero del secolo selvaggio? O tuo parlar m'inganna o el mi tenta, rispose a me, che, parlandomi tosco, par che del buon Gherardo nulla senta. Peraltro soprannome io non lo conosco, se io non togliessi da sua figlia Gaia. Dio sia con voi, che più non vegno vosco. Vedi l'albor che per lo fu moraia già biancheggiar, e me convien partirmi, l'angelo è ivi, prima che in appaia. Così tornò, che più non volle udirmi. Sono troppi, comunque vabbè, si sentiva, qua siamo, non siamo tantissimi, quindi mi avete comunque sentito, appunto ricordavo la struttura molto efficace della lettura di Giulia, che prima ha presentato alcuni nuclei concettuali collegandoli anche a una serie di linee filosofiche del tempo di Dante e anche ad alcune linee interpretative della critica dantesca, in modo da insomma dare un'intelaiatura concettuale e critica, e poi invece ci ha accompagnato nella lettura dei passi principali dei nuclei. Certo, sono talmente tanti i nuclei importanti in questo canto, i punti anche un po' problematici, tu hai presentato e discusso, ci hai dato la tua lettura, ma insomma potremmo stare a discutere tutta la sera, forse se il pubblico ha qualche domanda puntuale, qualche osservazione precisa, ecco, su quello che tu hai detto, su qualche punto del canto, naturalmente ti farà piacere rispondere. Assolutamente sì, certo. Non costringetemi a fare domande, io faccio domande difficili, poi no, perché in effetti allora mi butto io, forse c'è, no, no, c'è Anna, no, no, c'è la professoressa Anna Pegoretti che a cui c'è un grande piacere. Grazie Giulia per questa lettura così lucida e puntuale. Approfitto della tua competenza, anche dello spoglio che evidentemente hai fatto della letteratura su questo canto, intanto per chiederti se in questa immagine dei tre vecchi, che tra l'altro sono così posizionati geograficamente in maniera così
anche icastica quasi, no? Mi pare facciano proprio un triangolo, però se anche in questa immagine dei tre vecchi ci sia una qualche, qualcuno abbia mai pensato possa esserci dietro una tradizione, non so, a me vengono in mente i tre filosofi di Giorgione, ma se qualcuno abbia mai ragionato su questo, proprio una domanda così bibliografica, ecco. Ecco, invece, così raccogliendo il tuo spunto, cioè il fatto che Dante inserisce il discorso sul libero arbitrio individuale in un ragionamento che però riguarda il funzionamento della società e della comunità politica, mi pare che sia già, no, anticipato all'inizio questo elemento, e ti chiedo insomma qualche parola in più se ti va su questo. Intanto nell'immagine dei ciechi, che rimanda un po' a Geremia, che è anche all'inizio del De Vulgari Eloquentia, dei ciechi che si muovono come ciechi sulla piazza, no? E poi in questa concordia che invece regna, no? Questo termine così importante che poi, no, si trova anche in tutta la riflessione sul comune, sul bene comune e così via. Ecco. Ok, allora parto dall'inizio. Nelle letture che ho fatto non ho trovato associazioni o interpretazioni dei tre vecchi di questo tipo. Alcuni rimandano chiaramente a Inferno 6, giusti sono due, non vi sono intesi, quindi c'è questo rimando classico, canonico, eccetera. Però ecco, no, può essere che poi trovi qualcos'altro in futuro, continuando con le letture. E, per quanto riguarda invece l'immagine della cecità e della luce, no, del lume razionale, è molto interessante quello che dici rispetto al De Vulgari Eloquenza, perché è un'immagine, cioè la luce della discrezione, il potere del discernimento, ha anche a che fare con l'uso del linguaggio, e l'immagine dei ciechi che si fanno duci ritorna anche in un passaggio del Convivio legato alle persone che disprezzano il volgare italiano. Quindi c'è anche questo tassello molto interessante da aggiungere al quadro morale, politico e anche quindi linguistico, che viene soprattutto a luce in Convivio e De Vulgari Eloquentia. E per quanto invece riguarda la concordia, una cosa che non ho approfondito per mancanza di tempo materiale è invece l'aspetto sociale dell'ira, cioè l'ira mala è collegata a, per esempio, crimini come l'omicidio, la rapina, e quindi ha a che fare con la distruzione, l'iracondo ha a che fare con la distruzione della pace civile, della concordia civile. Quindi mi piacerebbe mettere in luce, magari in fase di rielaborazione scritta in futuro, l'aspetto strettamente sociale, o come dire, la ricaduta sociale dell'ira mala, che appunto viene reindirizzata col canto dell'Agnus Dei, che appunto pone in evidenza la concordia di queste voci con questa parola così importante. Grazie. Tre persone, ma intanto faccio un piccolo commento sui tre vecchi, che siccome mi sono occupato una volta invece a Verona di Dante, gli Scaligeri, eccetera, di Can Grande, così, e ho notato che qui mancano gli Scaligeri, cioè qui parla appunto di, c'è uno di Treviso, uno di Brescia, uno di Reggio Emilia, e però l'Adige dov'è che passa? Passa proprio a Verona. Due canti dopo, poi nel canto diciottesimo, tra gli acidiosi trova uno di Verona che parla malissimo del padre di Can Grande, dice che insomma è un usurpatore che ha dato, insomma, che già ha un piede all'inferno e morirà infatti l'anno dopo. Quindi in effetti è un punto in cui Dante è l'unico accenno un po' preciso al suo contesto, lo utilizza probabilmente per lanciare dei messaggi ben precisi. In questa posizione, con nostra grande sorpresa, troviamo un atteggiamento evidentemente negativo nei confronti degli Scaligeri.
Quindi insomma sono state date varie interpretazioni, ma ora però ecco interessante, quindi anche un altro elemento ancora a collegare, come è stato fatto anche forse esagerando, collegare i vari canti alle fasi della biografia di Dante, alle posizioni che di volta in volta magari tiene presente. Mm-hmm. Sulla cecità, vabbè, no, mi colpisce che sia, cioè, come cieco va dietro la sua guida, ma anche Virgilio non ci vede mica, perché il fumo c'è per tutti. Quindi è anche le anime, è anche Marco Lombardo, cioè la cecità è la punizione, questo fumo. Quindi insomma, certo, Marco Lombardo è lì da un pezzo, quindi pian pianino ha imparato, ma Virgilio, che poi Virgilio in questi canti, queste prime cornici, non fa nulla, non fa neanche quello che chiede alle anime, perché parla anche con Marco Lombardo, parla direttamente Dante. Anzi, lo invita al dialogo con l'anima. Appunto, sì, certo, rispondi. Fa la guida, però poi è Dante. Sì, sì. Per cui è molto interessante anche capire, non in questo canto, ma in quello successivo, come di punto in bianco Virgilio riprende a fare il maestro. Qui è molto interessante che questo grande discorso lo fa un'anima, Marco Lombardo e così via. E invece il canto 17, quello centrale, ecco che sale in cattedra Virgilio, dopo che finora era rimasto. Certo, questo canto serve però a ribadire che Virgilio è sempre la guida, che anche nel buio riesce a guidarlo e così via. Quindi è un altro degli aspetti interessanti. Mm-hmm. Se l'iracondia, no, questa mala ira, può ha a che vedere anche con lo sdegno, cioè questo Marco, l'anima che parla è un'anima che ha a cuore la virtù. Ecco, quindi l'essere nel girone degli iracondi può essere, diciamo, il suo peccato. Essere stato soprattutto lo sdegno, cioè in qualche maniera la rivolta nei confronti di una società in cui la giustizia non c'è, come lui denuncia. Grazie. Prego. grazie a lei. No, forse. Si potrebbe inquadrare meglio, come hanno già fatto altri, comunque no, quindi non sono io che lo dico, è possibile inquadrare meglio l'iracondia di Marco se consideriamo la suddivisione dell'ira in ira mala, quella a cui accennavo prima, e in ira buona, che è lo zelo. Quindi Marco, forse ex iracondo in vita, quindi che si lasciava prendere dall'ira mala, ora si sta pentendo di questo vizio, di questa inclinazione dell'anima, e dal purgatorio, quindi da anima salva, si lascia prendere da un'ira buona, quindi da uno sdegno buono, dallo zelo. Quindi questo sentimento lo induce, poi è quello che, come dire, innerva l'argomentazione filosofico-politica. Ecco, forse potremmo inquadrare il vizio dell'ira e il discorso di Marco anche entro la bipartizione in ira mala e in ira buona, che è tipica della trattatistica medievale sui vizi, sui sette vizi capitali. Ecco. Di nulla. Sì, no, grazie per la bella domanda. Direi che Giulia ha risposto perfettamente. Questa distinzione è proprio quella chiave. Ora è chiaro che chi tende all'ira, anche all'ira buona, lo stesso Dante, tra l'altro, si rappresenta come sottoposto, sia pure simbolicamente e temporaneamente, ad alcune delle pene. Una è quella dei superbi, no? Quando si piega per parlare con Oderisi, quindi anche lui come bui aggiogati in qualche modo. E l'altra pena che subisce è questa dell'iracondia. Quindi è chiaro che l'iracondia però presuppone un animo nobile, pronto allo sdegno, quindi all'ira buona. Però ecco, bisogna poi sapersi controllare, perché a volte, no, ci si compiace un po' del proprio zelo e si va magari, ecco, a
a eccedere e quindi insomma a ritenersi sempre in diritto di essere violenti nei confronti di chi magari la pensa diversamente da noi oppure ci ha fatto irritare in qualche modo, quindi c'è un collegamento sicuro. Per cui ecco, è interessante che Dante in questo canto fa uno dei pochissimi accenni che Giulia ha sottolineato molto bene, molto opportunamente, al fatto che Dante, personaggio, si incarica prima ancora di ricevere le investiture profetiche che arriveranno esattamente tra 16 canti, al 32esimo, quando Beatrice dirà quel che vedi, ritornato di là, fa che tu scrive. Ma Dante già da solo sta elaborando questa volontà di rivelare a noi, ai suoi lettori, a chi è nel mondo terreno, quanto gli è stato detto, manifestato e quanto ha visto. E quindi qua fa proprio questa domanda, non tanto per me, non voglio capirlo io, ma sì, chi io lo veggia e chi io lo mostri altrui. Quindi c'è questa... per cui questo collegato ecco, al tema dello sdegno, dell'ira buona, eccetera, pur consapevole della potenziale peccaminosità e viziosità dell'atteggiamento iracondo, però ecco, c'è una volontà di autorappresentarsi come anche mossi da un giusto sdegno che poi ecco, diventa anche missione profetica, eccetera. Sono bravissima. Beh, grazie, oggi stiamo facendo la discussione. Tanto grazie di questa bella di essere arrivata in ritardo. Sì. No, mi veniva in mente a proposito dell'influsso delle stelle, quasi una cantica prima Brunetto Latini, che aveva detto a Dante, no, se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto, e invece qui insomma Dante sente forse anche il bisogno di sottolineare che le stelle non bastano evidentemente se non c'è un esercizio molto accurato del libero arbitrio in una direzione ovviamente positiva. Sì, sì, no, assolutamente, tant'è che poi alla fine Brunetto, il maestro, è incontrato insomma, all'inferno, fra i peccatori contro natura, quindi insomma questo suggerimento di seguire tua stella forse non è proprio il suggerimento da seguire, ecco. Sì, sì, no, assolutamente, un bellissimo collegamento. E avevo iniziato a scrivere un paragrafo in cui affermavo questo canto si collega ad esempio con e mi sono resa conto che si collega con praticamente tutto, non solo la commedia ma anche gli scritti fuori dalla commedia, quindi è un paragrafo che a un certo punto ho dovuto eliminare e incominciavo dalla selva oscura, quindi dal buio della selva oscura passando da Ciacco da Inferno 6, dai due giusti che non sono intesi, effettivamente anche il canto di Brunetto è un collegamento molto, molto interessante, pertinente e parla veramente con tutto. Ecco, questo canto è un episodio chiave della poesia e del pensiero della Alighieri. Grazie. Beh, grazie. Allora abbiamo avuto vari interventi, quindi vi ringrazio molto anche per questa bella discussione. E che a questo punto possiamo ringraziare Giulia, darle appuntamento, lei sarà una protagonista della società Dante nei prossimi decenni, sicuramente la vedrete tante volte, quindi la salutiamo con un grande applauso. Grazie Giulia. Grazie.